Ascolta, tu prima non avevi mai avuto l'idea di fare il giro del mondo? No, Ok. sì, io faccio il giro del mondo, posso appunto raccontare che ci sono tante persone in giro per il mondo che mi aiutano, perché io prima di partire sapevo già che ce l'avrei fatta, perché era una cosa che ho dato per scontato. Cioè, se avessi avuto qualche minimo dubbio non sarei partito. Invece ero convinto che avrei trovato, non so mica come, però in qualche maniera avrei trovato sempre la persona giusta nel posto giusto, che mi avrebbe permesso appunto di coprire i punti che poi sono stati raggiunti nel percorso che ho fatto. Ok, come li organizzavi i viaggi? Seguivi un percorso preciso oppure improvvisavi? Diciamo che ho usato un po' tutto quello che ho trovato. Prima di partire con un mio amico abbiamo preso la mappa del mondo e abbiamo tracciato un itinerario ipotetico. Siamo partiti ovviamente dall'Italia e poi abbiamo deciso di andare giù verso l'Africa e poi ritornando su di far. Questo mio amico mi aveva suggerito, per esempio, per l'Africa di mantenermi sulla costa, perché i problemi, le guerre, tutte quelle cose lì, lui mi ha detto che si trovano più verso l'interno. E quindi ho fatto le due coste, quella atlantica e quella indiana. Poi, in teoria, dall'Egitto sarei dovuto passare in Arabia Saudita, poi fare Iraq, Iran e percorrere tutto il sud. In realtà dall'Egitto sono rientrato in Italia perché un mio amico a inizio settembre appunto del 2013 si è sposato, che ho detto che me lo fare di non quindi ho deciso di Certo. rientrare. Poi ho continuato che appunto far Iraq, Iran, eccetera, eccetera, ho fatto Germania, Repubblica Ceca, poi sono sceso lungo i vari posti, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Serbia, Bulgaria, Turchia, dalla Turchia poi sono andato sì in Iran, dovevo attraversare anche Pakistan, India, Bangladesh. Da cui, cercando sui vari siti, avevo visto che c'era la possibilità di prendere una barca per la Thailandia, perché il Myanmar non si può attraversare via terra. Invece, purtroppo, mi sono fermato in Iran perché non sono riuscito a ottenere né il visto pakistano né quello indiano, visto che io tutti i visti me li procuravo strada facendo paese prima, e Teheran non è la città migliore da dove chiedere visto pakistano per l'India. Quindi, dopo 10 giorni di bestemmia, ho preso l'aereo, sono andato a Wuhan direttamente a Bangkok.